Nell'ultimo esercizio della serata, vi illustro una parentela che non è ovvia. Qual è la parentela tra questo tipo di magnetizzazioni a scopo appunto curativo, terapeutico e gli spettacoli degli illusionisti? Dov'è il fil rouge che collega queste due espressioni? Inizialmente il mesmerista riequilibra un flusso che non funziona e le guarigioni più spettacolari si ottengono su alcune pazienti che guidano l'azione del magnetista attraverso una sorta di chiaroveggenza del loro corpo, ovvero ci sono donne che mentre il magnetista le sta curando riescono a visualizzare con un potere mentale che è chiamato endovisione, dove si trova il loro male, dove c'è una cisti, dove c'è un tumore, dove... e quindi vedendo con un terzo occhio all'interno del proprio corpo riescono a guidare l'azione del mesmerista. Una volta guarite, queste donne mantengono questa capacità di vedere all'interno del corpo altrui e il magnetista inizia a portarle con sé. Come oggi ci si potrebbe portare dietro una TAC o una risonanza magnetica, diventano strumenti diagnostici. Nasce la coppia medium sonnambula. La sonnambula è il mezzo diagnostico con cui il magnetizzatore può agire in maniera più mirata. Qualcuno intuisce le potenzialità teatrali di un'espressione di questo tipo, perché la chiaroveggenza è chiaramente un potere sorprendente. Iniziano magnetisti e sonnambule a esibirsi nei teatri. Nei teatri però tumori, cisti, eccetera, lasciano il posto a oggetti più facili da svelare e per il pubblico più semplice vedere che la sonnambula stia vedendo bene. Si usano carte da gioco, si usano parole nei libri, in questo modo vengono tenute nascoste, la sonnambula riesce a vederle e il pubblico immediatamente può verificare se ha visto bene o no, cosa che non si potrebbe fare appunto con un'ulcera. A questo punto, nel momento in cui nei teatri sonnambula e magnetista iniziano a indovinare parole chiuse in un libro, a indovinare carte da gioco, inizia qualcuno a essere tentato di dopare la performance e magari introdurre un trucco, un piccolo inganno, per simulare con il trucco poteri che il magnetista e la sonnambula dimostrerebbero davvero. L'introduzione di questo elemento spurio, cioè del doping, in queste manifestazioni apre un dibattito che è ancora vivo tutt'oggi, tra chi sostiene che esista una differenza tra il potere vero e quello simulato e chi invece ritiene che esista solo la sua simulazione, che il vero potere non esista davvero, ma esiste solamente la sua simulazione truccata. Quello che state per vedere è una rappresentazione filologicamente perfetta dell'esibizione di un sonnambulo, in questo caso di sesso maschile. Quella che avreste potuto vedere esattamente 2 secoli fa in un teatro, e lo faremo con delle carte da gioco. Ho fatto scegliere 3 carte da gioco, tu l'hai vista, quindi fra un attimo ti chiederò di trasmetterla. Invece voi due non l'avete vista. Se riusciremo ad indovinarla, si tratterà di pura chiaroveggenza. Allora io ti chiederò di pensare alla tua carta. Vi farò vedere questo esperimento in vari modi diversi. Il primo è quello che potreste vedere nel 2014, nel momento in cui vi sintonizzasse in televisione su Mentalista. Che cosa fanno i mentalisti moderni? Fanno questa che è l'incarnazione 2014 di quello che facevano i mesmeristi 2 secoli fa. Ti posso chiedere di alzarti in piedi mentre mi trasmetti questa carta? Allora, io ti guardo negli occhi, tu devi semplicemente rispondere alle mie domande in modo sincero. Anzi, guarda, fallo a bocca chiusa, non parlare neanche. La tua carta potrebbe essere rossa o nera. Io ti chiedo di pensare a un frutto del colore della tua carta. La faccia che sta facendo mi dice che è nera. Perché se la carta fosse rossa, quando chiedo di pensare a un frutto, immediatamente lo sguardo si rilassa, perché è molto facile pensare a un frutto rosso. Invece il frutto nero è difficile da pensare. E la tensione che ho notato nel tuo sguardo mi comunica che la carta è nera. È corretto, è nera, vero? È una carta nera. Questa è telepatia, in realtà è una lettura dei segnali del corpo, una lettura psicologica. Oggi il mesmerismo lo vedete così, lettura dei segnali del corpo. Portiamola avanti, a questo punto abbiamo diviso le carte in due e sappiamo che la tua carta è nera, non conosciamo però il suo seme, potrebbe essere di picche o di fiori. Facciamo così, associamo questi due semi a due emozioni molto distinte
astratto in una cosa concreta. Se la tua carta è di fiori, immagina che io ti porga un fiore. Se invece la tua carta è di picche, o spade, bastoni, insomma, se è picche, immagina che io ti dia una bastonata, che è decisamente più brutto. Ti vedo rilassata e felice, è una carta di fiori, vero? Ti vedo, forse il sorriso ha tradito che è una carta di fiori. Ok, è una carta di fiori. A questo punto devo cercare una micro variazione del tuo sguardo e quindi ti guardo bene negli occhi. Io nominerò le carte dall'asso fino al re, tu mantieniti serena. Non riuscirai, quando sentirai la tua carta, a non battere un po' gli occhi, a fare un sorriso, è impossibile. Lascia fluire la spontaneità da te. Perché ovviamente se mi metti un blocco io non riuscirò a capire qual è la carta. Al mio via asso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 8. Sono molto in dubbio tra il 7 e l'8. Ci provo. È l'8 di fiori? È corretta, fallo vedere a tutti. L'otto di fiori, grazie. Questo è quello che vedreste fare da un mentalista nel 2014. Invece, tornando indietro di 200 anni, che cosa avresti visto fare a un mesmerista che aveva bisogno di sonnambulizzarsi? Attenzione, io vi sto offrendo questo esercizio proprio per allenare la vostra capacità di distinguere tra il trucco e quello che è vero. Tra la simulazione di un potere e il potere autentico, tra la simulazione di doti di lettura psicologica e le vere doti di lettura psicologica. Vediamo se in qualche modo nella vostra mente riuscite a tracciare un confine preciso o se invece, come da 200 anni a questa parte, questo confine è continuamente sfumato e vi sfugge e vi sfuggirà. Tu non hai visto la tua carta, non conosci il suo valore, nessuno in questo momento nel mondo conosce la carta che hai in tasca. A questo punto solo un potere di endovisione riuscirà a vedere dentro la tua tasca, dov'è? La tasca. A questo punto ho bisogno di un attimo di silenzio. Okay. L'ho vista, ce l'ho. Mi è apparsa come un flash. Ovviamente quando la nominerò dovrai guardarla per verificarlo, perché non sai qual è la carta, non ci può essere stato flusso di pensiero tra me e te. Secondo me è il fante di picche. Controlla se la mia mente si è proiettata correttamente. Il fante di picche? È corretto, ok. A questo punto, per il clou, la cosa più alta. Vi devo confessare che la mia svolta militante nell'ambito dell'illusionismo è arrivata con un libro di Wu Ming, di Wu Ming 4, che è L'eroe imperfetto. È un libro che ha avuto una grande importanza nel mio cammino da illusionista, perché sin da quando ero bambino c'era un aspetto della magia che trovavo davvero, che mi faceva sentire poco a mio agio. Il mago è una figura eroica, è una figura infallibile, non sbaglia mai, è sempre perfetto, ha dei poteri che il popolo non ha, ha questa figura superiore che ha... Io ho sempre sentito un po' distante, perché io invece mi sento molto più goffo, più insicuro, eccetera. Per cui non mi sentivo vestire bene questa figura. L'ho sempre vestita con un po' di difficoltà. E leggere L'eroe imperfetto è stata una scoperta per me, perché il libro di Wu Ming 4 esplora figure alternative di eroi ed è come se mi dicesse no, la goffaggine di cui ti senti portatore è pienamente compatibile con la figura del mago, forse un mago diverso da quello a cui eri abituato. Ne ho avuto una conferma leggendo questo libro di Yves Chitton, che è Mitocrazia. In Mitocrazia Chitton va a cercare i tratti che contraddistinguono chi si colloca a sinistra, e uno dei tratti che identifica tra chi è a sinistra è la goffaggine. In francese funziona meglio, perché in francese si dice gaucherie, gauche è la sinistra, per cui c'è anche un gioco di parole che funziona bene. Secondo Chitton, la goffaggine può essere, nel momento in cui viene valorizzata e considerata una cosa positiva, può essere un valore da contrapporre alla tracotanza arrogante della destra. Nel suo libro addirittura si spinge a delineare il concetto di spettacolarizzazione della goffaggine. Scrive: a cosa può assomigliare una scenarizzazione che derivi dalla goffaggine? La più grande sfida sarà di imparare a trarre dalla goffaggine uno spettacolo dotato di una forza di convinzione specifica. Diventando degli apostoli della goffaggine, sarà necessario che ci alleniamo a fare dell'essere maldestri l'oggetto di una pratica virtuosa, al fine di instaurare una fiducia nella goffaggine.
Questa cosa mi ha colpito, ne ho parlato con i miei allievi maghi e ho iniziato a dire loro: non siete anche voi stufi di questa figura super mistica del mago che sa tutto, che indovina sempre, è sempre corretto, sempre... Visto che il nostro obiettivo finale è di stupire, ma perché non utilizzare anche l'errore, l'ignoranza, la difficoltà per stupire? Teoricamente era un discorso che funzionava, sì, bella idea, eccetera, ma nessuno mai durante uno spettacolo l'ho osato mettere in campo. Ho capito che toccava farlo a me. Tu hai scelto una carta, ce l'hai lì, non conosci il tuo valore, in questo momento nessuno può conoscere il suo valore. Ebbene, davanti all'unico pubblico che può apprezzare questa mia confessione, se tu mi chiedi qual è il valore della tua carta, la mia risposta sincera è: non lo so.